I colori di Venere non è il titolo di un film, ma la pietanza che ha fatto impazzire i giurati del secondo laboratorio di chef a domicilio, realizzato dall'Informa Giovani di Agropoli e gestito dalla dottoressa Anna Noviello. I ragazzi sono stati seguiti dal tutor Antonio Cedrola. Il piatto è stato realizzato da Annalisa Amabile, che ha saputo cogliere le prerogative del corso. Si è concluso stasera questo di chef a domicilio, si sta concludendo uno molto bello dove i ragazzi hanno veramente espresso tutta la loro arte, che è stato quello di fotografia, ma di una fotografia un po' particolare, è la manipolazione della Polaroid. Quindi anche quello arriverà a conclusione, avremo una mostra, i ragazzi presenteranno i loro elaborati e anche questo è durato circa un anno. Più o meno qual è il periodo di presentazione, grossolanamente? Prima dell'estate concluderemo anche questo. Bene. Inoltre c'è il laboratorio di carta vesta permanente, non vi ho portato dei lavori che stanno facendo i ragazzi, ma è un laboratorio che oltre a preparare quello che saranno i carri dei due carnevali che abbiamo, preparano delle opere d'arte che vi farò vedere, sono qualcosa di eccezionale. Partirà molto presto il secondo laboratorio di difesa personale femminile, che ha avuto un bellissimo successo e le ragazze sono diventate delle vere e proprie esperte in difesa, e non è da poco. Assolutamente. Ripartirà un laboratorio di lingua dei segni, anche questo ha avuto un'altissima frequenza di partecipanti. La novità che avremo è un laboratorio in 3D. Soddisfazione da parte del tutor Antonio Cedrola, rinomato chef, conosciuto soprattutto per la sua cucina dai profumi e sapori cilentani, che ha cercato di trasferire ai giovani partecipanti preziose informazioni che vanno dalla scelta degli ingredienti alle fasi di preparazione dei piatti, utilizzando proprio quei prodotti che, educando al buon gusto, tutelano anche il benessere della salute, senza trascurare la dieta mediterranea. Una squadra molto compatta, un gruppo meraviglioso, ragazzi super motivati, hanno fatto immediatamente il gruppo, lo spirito di competizione che pure ci dovrebbe essere, quindi in questa occasione assolutamente non c'è stato, i ragazzi stanno dando una mano, ci stanno aiutando a vicenda a preparare i piatti, quindi è qualcosa di, sotto l'aspetto di socializzazione, è fenomenale come esperienza. Sotto l'aspetto di coinvolgimento, lo stesso, diciamo, per quanto riguarda la cucina, le finalità del laboratorio. Diciamo che è anche un po' merito dei tutor, perché c'è sempre una magia in ogni laboratorio di Informa Giovani, perché i ragazzi fanno sempre applicazioni, cioè socializzano e diventano amici e non c'è per niente competizione tra loro, ma questo non è soltanto il laboratorio di chef a domicilio, né in quello di pizzaiolo, insomma un po' in tutti i laboratori, quindi è anche merito dei tutor. Esattamente, il mio scopo, penso, la mia missione è quella di stimolare, fare stimolatore, di prospettare una realtà, una possibilità di lavoro, ma soprattutto di passione. Entusiasmo alle stelle per i partecipanti Gelsomina Migliorino, Mary Trenga, Dominica Mendola, Luisa Zappullo, Enzo Pizza, Simone Scognamiglio e la vincitrice Annalisa Amabile. Un riso particolare, diciamo, che noi tutti i giorni li troviamo sulle nostre tavole. E anche molte vitamine, perché da... Sì, anche molte vitamine, molto ferro e antiossidante. E è buono per noi donne, insomma, consigliato, soprattutto per donne che hanno problemi. Sono celiaca e quindi per questo motivo gioco molto con i risotti, diciamo. E quando riguarda invece il laboratorio, che cosa mi dici? Sei trovata? Una delle esperienza nella quale un po' conosciuto delle persone mi sono divertita, sono divertita Fagottini di mare su vellutata di besciamella, sformatino di asparagi su fonduta di taleggio, meraviglia marina alla cilentana, bocconi di selvatico su vellutata alle erbe, tortino di alici con patate e borragine, dolce rubino. Questi i piatti che i ragazzi hanno saputo preparare con dovizia e passione, giudicati dalla giuria formata da Alfonso Rotolo dell'azienda vitivinicola Alfonso Rotolo, Angelica Malandrino e l'Eficio Serra Marina,
This Pass Daughter, Food Advisor, Gerardo Siano, presidente dell'Associazione Dieta Mediterranea, Ivan Russo, chef ristorante Zio Tatà, Saverio Rizzo, vincitore della prima edizione Laboratorio Chef a Domicilio e Pasquale Ruocco, titolare del ristorante Zio Tatà. Adesso vi svelo quello che This ha pensato per Agropoli. Io le ho chiesto prima di cominciare uno slogan dal tuo punto di vista, quindi molto breve, molto flash, una frase dedicata ad Agropoli, sentiamola in anteprima. Per me il cucina questo sole, amore. A fine serata poi il collegamento Skype con le Canarie con Carmine Macinante, l'agropolese che ha partecipato lo scorso anno al primo laboratorio di chef a domicilio e che quest'anno per 3 mesi ha scelto di fare esperienza all'estero come chef. Carmine, ma ti vediamo abbronzatissimo, non è che invece di cucinare te ne vai a mare? Nel tempo libero, ma quali sono i piatti che di solito cucini? Diciamo che cucina internazionale, quindi un po' di tutto. Diciamo che la maggior parte dei turisti che vengono qua sono inglesi, quindi la tradizione in inglese, tutto ciò che mangiano gli inglesi in pratica, si basa tutto su di loro. Ma tutto questo è scatenato dopo il laboratorio di chef a domicilio, lo possiamo dire? Questa passione si è scatenata dopo il laboratorio. Diciamo che mi ha battezzato proprio Antonio. Antonio, sei soddisfatto di questa cosa? Soddisfattissimo, soddisfattissimo.